Manco si è buttato sto p***o, guardate quanto è forte Van Dyke. E guarda quanto sono coglione io. Pelé questo. Ma questo è sculati tutti comunque. Mamma! Ma tu cosa ha preso? Comunque vi giuro che Moise Kean fa dei passaggi grazie a quel tiki tag. Guarda, guarda che passaggi che fa. Quelle combinazioni di prima con le punte sono clamorose. Perché c'ha quel playstyle buggatissimo. Se volete acquistare crediti su Foot, anche giocatori, ragazzi, andiamo su Scegli il mio gioco. Successivamente FC24. Potete scegliere sia i crediti che anche i giocatori da acquistare. Ovviamente scegliete la piattaforma Xbox o PlayStation o PC. Supponiamo di comprare 1 milione di crediti. Per ottenere un 5% di sconto, basta che scrivete Fabio in maiuscolo dove sta scritto buono. Il turbo. Perché cazzo ci fa lì Baldé? Perché Baldé? Bellissima, altro che buona. Sbicciato male. Mica una facilità disarmante, cioè, boh. È brutto, 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 sbagliato, sbagliato, sbagliato. Meno male che giallo, meno male che giallo, meno male che giallo. Meno male, meno male. Oh, ma perché Baldini fa il terzino? Si deve fare il terzino, fa il difensore centrale. Guarda su Musiala, porco. Porco su Musiala. Fortissimo fisicamente. Godo. Ma dove cazzo vado? Dove cazzo vado? Dove cazzo vado? Madonna mia, porco schifo. Che errori idioti. Oh, vabbè, io ve lo giuro, sta difesa non corre, ragazzi. Oh, difesa che non corre, giocatori che non intercettano un cazzo. Dai Moise, dai Moise Kean, dai Moise Kean. No, come ha fatto a prendere? Come ha fatto a prendere? Ma poi Moise è fortissimo di testa, porco schifo, sto... che schifo, ragazzi, sta partita me la fa perdere per forza, allucinante, allucinante. Oh, quando perdi la partita, quello di dopo è sempre uno che c'è lo squadrone. Ma come cazzo è possibile? Guarda quanto di cazzo li corrono i giocatori a questo. I boys non vogliono perdere la seconda partita di fila. Non la vogliono perdere. Loro sono i fenomeni. Bam, becca di sputino sotto all'angolino. 1-1. Vai, Moise. Moise Kean. Bam, la bomba all'angolino. Che golazo. Vai, mo! Sfacquita anche gli avversari, Moise Kean. Attenzione, questo che... che squadra che c'ha questo. Felipe Anderson, con 91 di tiro, Felipe Anderson. Le coglioni. Il bello dell'evoluzione, Madonna mia, è cambiato. Guardate che è cambiato, che fenomeno. Madonna, non sa fare manco le finte. Cambiato, prova a fare il fenomeno, incredibile. Ma ha fatto una finta disumana questo con Felipe Anderson. Ma i miei... No, comunque ragazzi, vi giuro, depotenziano i giocatori sta cazzo di weekend. Devo migliorare la difesa per forza, ragazzi. Bravissimo, Gavi, che palla clamorosa. Keita Baldé. Keita Baldé, 1-2. Rigore. Però mica, ho fatto un'azione della Madonna, non mi fai fare gol, porco schifo. Mbappé. E c'è il gol! 1-0 Mbappé. Madonna mia, quanto è lento Gatti, porco Diaz. Porco di Madonna, no, sto giovanissimo, sto prendendo troppi difensori, oh. Sto prendendo troppi difensori come un figlio di puttana. Mamma mia, un tacco clamoroso della Feller. Guarda la difesa come cazzo si alza, bro. Manco si è buttato, manco si è buttato, manco si è buttato sto p***o. Ok boys, cambio completamente la difesa. Metto Van Dijk e Walker. Saliba mi è piaciuto, cambiato pure. Ma quei due, raga, vi giuro, Gatti e quel cazzo di Keita Baldelli, come cazzo chiamano lui, due cessi allucinanti, vi giuro. Allucinanti. Comunque quando ne perdi una nell'ultimate team, nella weekend day, quella di dopo, te la vuoi far perdere per forza, lo fanno un po' apposta. Fatemi vedere il nuovo Van Dijk. Ah, guardate quanti pixel che ha Van Dijk. Walker base, ragazzi, Walker base rimane sempre il miglior terzino del gioco. Guardate che forte Grealish. Guardate che mostro Grealish, ragazzi. Cazzo fa questo?
E Van Dijk. Ah, guardatelo quanto è forte. Guardatelo quanto è forte Van Dijk. Da solo gioca, ragazzi. Ah, è sotto il croce. Oh, Moise Kean. Golasso. Guarda che forte Moise Kean, ragazzi. Mamma, l'angolo. Ma tu. Vedi Van Dijk quanto è forte. Questo intervento solo Van Dijk lo fa. È veramente il difensore più sorprendente di tutti. E Van Dijk, quando non lo usi, lì senti la mancanza sua. È incredibile Van Dijk quanto è forte. È veramente imprescindibile quest'anno. Guarda quanto è forte. Guardate quanto è forte Van Dijk. E guarda quanto sono coglione io. Che golazzo di Mbappé! 3-0 e quit! Si cambia subito la difesa e la squadra magicamente gira di nuovo. Incredibile. Forse quitta? Attenzione, forse ora è arrivata l'ora? Metti di nuovo pausa incredibilmente per prendermi in giro. Eh no, quitta il boys! Che squadrone che c'ha questo, incredibile. Ma guarda che differenza, guarda che fenomeno Van Dijk, ragazzi. Guardatelo Van Dijk, incazzato col mondo. Però minchia, mo non può più circolare. Guarda che gioco di merda, guarda, porco. Che gioco di merda, ragazzi. Che gioco di merda. La squadra proprio ti fa una tante cose in automatico sto videogioco. Guarda qua, guarda. Io c'ho Donnarumma che non sa fare manco un rilancio con le mani. Bam! La pelle! Sempre lì! Ma la difesa è troppo semplice. Cioè, se tu hai blank l'uso, come c'è questo qua, questo è il tre quarti delle... Nella fase difensiva le la fa il gioco in automatico senza che muove qualcosa. Fuori è andato il pallone. Madò, era gol, era. Boh, a me non sembra mai fuori. Guarda il piede di Cambiaso dove la colpisce. Bah. La corsa del avversario si è interrotta. E questo l'avevo vinta praticamente. Se... Tira, ti prego, ti prego, tira, ti prego. Davanti alla porta, ti tira. Madonna mia fagioli. Guarda Van Dijk. Guardate Van Dijk quanto è forte. Guardate la differenza di Van Dijk in difesa. È giusto. Giusto, 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 giusto. Giusto, giusto. Non ho switchato. Giusto. Guardate Van Dijk. Guardatelo Van Dijk. Però il gioco decide di farmi perdere tutti i contrasti. Sto capendo 25 minuti prima dove va la palla. Ma il gioco decide in qualche modo. Uff. Bravo Van Dijk. Ma il gioco decide in qualche modo di farvi ritornare la palla sempre al mio avversario. È il gioco più bello del mondo. Ricordiamolo, EA Sports FC. Guarda qui. Guardate come cazzo toglie la palla a Van Dijk. Lo devono nerfare sto cazzo di Van Dijk. La palla, la palla. La palla è preso. Ma vicino. Vicino la devi dare. Senti, questo qua ci mette 20 minuti per battere una punizione. Questo qua è per fare cosa? Un passaggio a 2 centimetri. Sono tattiche perché loro sanno che io mi nervosisco con queste cose. Primo tempo, buona la difesa. L'attacco sta facendo letteralmente cagare a spruzzo. Ma questo qua praticamente vince tutti gli impalli. Attenzione, porco Diaz, come fai a tirare fuori? Giuro, guarda. Mi devo calmare perché sto gioco mi sta facendo di tutto per farmi innervosire oggi pomeriggio. Sta facendo di tutto per farmi innervosire. Meno male questo è scarso. Dai Moise Kean, dai Moise Kean, sempre lui. No, se qui gli alzo le mani. Ma no, quello di merda. Ma porco. No! Da dietro dei sei lì! Sì. Porco Dio, ho sbagliato dove ho passato 2 centimetri! Una partita all'uscita! Giuro, una partita all'uscita! Gli ultimi minuti sono tipo disumani! Mbappé! Guarda quel cazzo di Machelele. La Fel! 2
sempre lei! Vai Moise King! Moise King! 3-1 è il quit! Clamorosa questa qui, ragazzi. Partita clamorosa! Al cardiopalma è quit dell'avversario, ragazzuoli. Finisce qui, ragazzi, il video. Una prima difesa oscena. Vi giuro, ragazzi, sono stati depotenziati tantissimo quei giocatori. Basta mettere Van Dijk base, la difesa si trasforma completamente. La squadra in difesa gira molto meglio. Sicuramente ci sono ancora delle lacune, ma sicuramente è un muro difensivo rispetto alla squadra precedente. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, like e iscrizione al canale. Ci vediamo domani per un prossimo video. Ciao ciao.